Tiziano Ferro ha messo in allarme i suoi fan a causa di un malore che lo ha colto proprio in tournée in Spagna. E un malore seguito da un ricovero di urgenza, forse per controllo o comunque per avere subito delle cure immediate, perché appunto sembra abbia fatto un abuso, no? Un'ingestione di farmaci, cioè un abuso, o forse semplicemente questi farmaci gli hanno fatto male. Ora noi, mi viene da chiedermi quali farmaci possa prendere Tiziano Ferro, dato che non ho trovato informazioni su quali farmaci possono aver causato questo malore, perché anche i farmaci che una persona prende, no? Dimmi che farmaco prendi e ti dirò chi sei, potremmo dire, più che dimmi cosa mangi, anche perché molti non mangiano quasi nulla. E, comunque, ecco, la notizia è questa: è stato ricoverato, poi è subito stato dimesso. Se non erro, a 31 anni, insomma, in piena forma fisica, cioè piena forse no, perché per farsi ricoverare non è proprio piena. Però il mio commento a questa notizia qual è? Perché faccio questo video commento, no? Lo faccio perché volevo porre l'attenzione sulla vita stressante di questi personaggi molto famosi come Tiziano Ferro, ma anche di tanti altri che noi abbiamo conosciuto nel passato, da Elvis Presley a Michael Jackson, a Amy Winehouse e tanti altri personaggi, sempre rimanendo nel mondo dello spettacolo e in particolare della musica, che pur avendo un successo mega galattico, proprio, forse proprio per quello, vanno incontro a delle situazioni di stress anche molto serie che poi portano a problemi. E, però tutta questa è un po' una mia speculazione, diciamo, su questi, che nasce un po' dal non sapere quali farmaci stesse prendendo, che diciamo, potrebbe anche aver preso delle aspirine o dei farmaci per le influenze, perché già girano, fa freddo, qui a Roma piove a dirotto da ore, da giorni. E potrebbe essere lo stesso o qualsiasi cosa, però è interessante, quindi mi riallaccio alla domanda che ho posto all'inizio a me, ma anche a te, spettatore che stai vedendo questo video su Tiziano, dedicato a Tiziano Ferro, quali farmaci sta prendendo Tiziano Ferro? Perché li sta prendendo? Quindi il motto, potremmo dire, prendendo spunto da Tiziano Ferro, che comunque ha avuto un'annata strepitosa, forse una delle più... Un'annata che poi ecco, fa riferimento proprio all'anno scorso di questi tempi, quando ha fatto uscire il suo ultimo album, e appunto un'annata strepitosa che lo ha lanciato e lo ha consolidato ancora di più al successo. E quindi quali farmaci sta prendendo Tiziano Ferro? Se qualcuno di voi o anche io stesso lo può sapere, lo scriviamo nei commenti. Questa è la notizia e questo è stato il mio commento. Adesso tu commenta anche tu qui sotto. Ciao.